Ai nostri microfoni Enrico Gargano, che in qualità di ex delegato allo sport nella giunta 2001, ci porta una testimonianza di un allenatore, mi sembra di aver capito, di Ishinomaki, con il quale aveva creato uno scambio culturale a livello sportivo. Come si era instaurato questo tipo di rapporto con questa persona? E poi ci racconti dell'SMS al quale ha risposto, che è una grande notizia visto l'esito del terremoto e di quello che ha fatto in Giappone. Tutto nasce all'epoca quando a PHC Vecchia si erano organizzati quei tornei, diciamo, internazionali, alla GEDI, per la precisione, e io gli ho voluto dare un tocco intercontinentale. Quindi all'epoca contattai l'ambasciata giapponese, mi si presentò questo Aki Nagasawa a nome per conto della città di Ishinomaki. E con lui quindi abbiamo instaurato questo rapporto. Poi all'epoca quel torneo lo vinse anche questi ragazzi del Giappone, quindi abbiamo avuto un po', come so dire, un po' di inimicizia nel locale, però è stato un buon rapporto con questa persona. E questo rapporto poi è continuato anche dopo, in seguito, perché poi Aki Nakazawa mi chiese di avere dei rapporti commerciali con questa città. Io mi attivai in provincia e esportammo questo un prodotto che era un vino particolare che sia lì romani, che però non ebbe più un seguito per problemi evidentemente locali. E niente, poi appena saputo di questa cosa che è accaduta in Giappone, in particolar modo nella prefettura di Miyagi, dove lui risiede, e ho mandato questo SMS. Con molta contentezza ho ricevuto quasi immediatamente una risposta, dove lui mi ha detto praticamente che loro stanno bene, anche i miei amici, ma dall'SMS si evidenziava che hanno grande paura e terrore del problema nucleare.